Ok, di nuovo buongiorno a tutti. Allora, eh, iniziamo questa riunione mh, insomma sui glossari meteo patrocinata dalla SIPS, ma anche insomma, da tutti noi volenterosi che stiamo lavorando a questo progetto. e Facciamo un breve giro di presentazione così eh, ci presentiamo e rimane registrata anche la nostra presentazione. Inizio io che sono Alessandro De Litala, eh, sono il direttore del servizio meteorologico. Ah agrometeorologico dei sistemi dell'Arpa Sardegna quindi del Servizio meteorologico Regionale della Sardegna nonché centro funzionale Meteo eh, poi Luigi De Leonibus generale dell'aeronautica in riserva sono stato rappresentante permanente direttore dell'aeronautica un po' complicata insomma sono stato sema... Al vertice della direzione del servizio americo dell'Aeronautica fino al 2016, no, 2014, sono eh, proseguo. Io sono Massimo Ferrari, ho laureato in Fisica a Milano. 20 anni come meteorologo al centro meteorologico regionale dell'Arpa Veneto eh, di Teolo, in provincia di Padova, quindi centro di riferimento regionale della. della Regione per la meteorologia e fondatore di Ampro quattro anni fa. Vabbè, io, io sono Antonio Speranza, eh, ex ordinario di fisica dell'atmosfera, in quiescenza, dicono per farci sentire morti <ride> da pensionati, è orribile quiescenza, Comunque. E diciamo, intervengo qui eh, sostanzialmente come presidente della SIPS. Eh, ho una lunga vita e carriera in meteorologia, oceanografia e idrologia, ma diciamo, in questa sede eh, particolarmente vorrei rappresentare il ruolo della SIPS, che è la Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Va verso i due secoli di vita. Eh, Enrico Fermi è stato vice, vicepresidente. Eh, non domandatemi come sono finito a fare il presidente io perché mi mettereste in imbarazzo. Eh, però, però Enrico Fermi è stato vice vicepresidente. Eh, credo sia rimasto io. Eh, Mauro Cappelli, in realtà sono, diciamo, se vogliamo, un intruso in quanto. Non sono nell'ambito della meteorologia eh, sono membro del Consiglio di presidenza della SIPS e eh, sono stato cooptato in qualche modo, poi mi spiegherete perché da Alessandro e da Antonio. Eh, mi, sono un ricercatore, comunque mi occupo di altre cose di scienza, diciamo così. Ok, Beh, se posso dire subito in realtà. Eh, diciamo, abbiamo appena sentito la persona che, per quella che è la mia conoscenza dei fatti, ha la massima competenza tra di noi nel, negli aspetti, proprio di eh, che riguardano la lingua, pur essendo, essendo un, un, uno scientist, insomma, delle, delle, delle nostre discipline, ecco, però lui ha un Scrive molto bene, lo dico per esperienza, e, e ha proprio ha lavorato con, uh, con l'Accademia d'Italia, uh, no Mauro, dico correttamente. Con la Treccani, con l'Accademia d'Italia, magari un po' troppo. Okay. Eh, so, eh, okay. L'enciclopedia okay. okay. italiana, sì, la Treccani. L'enciclopedia italiana. Ok, allora... Quindi eh... credo diciamo, di, di essere qui più che altro come esperto di, di, di enciclopedie e di dizionari. Sì, esatto. Io infatti, eh, è per quello che ci tenevo, mh, che ho chiesto ad Antonio di, eh, eh, insomma, il, il suo coinvolgimento. Possiamo darci del tu? Sì, 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 assolutamente. Ho chiesto a Antonio il tuo coinvolgimento perché... Eh, L'obiettivo che ci siamo dati secondo me occorre anche eh, che ci diamo un'impostazione un metodologica, insomma, che non sia naif, e quindi è utile il contributo di qualcuno che può darci indicazioni di tipo metodologico per fare un lavoro, insomma, fatto bene che vada oltre quello che può essere la semplice buona volontà e competenza in ambito meteo che ha ognuno di noi, ecco. quindi è per quello che, che ci tenevo Grazie che Antonio, la, la, insomma, la presenza tua. Eh, allora prima di cominciare, eh, chiedo ad Antonio che voleva dire due parole, magari di fare una breve introduzione e poi invece entriamo nel merito. Sì, come, come ho già anticipato, citerei e mettere a fuoco il ruolo della SIPS, perché l'esperienza mi ha insegnato che muovendosi tra ricercatori, eccetera, eccetera. Facilmente eh, si va a, a finire nella, nella ricerca o nei preliminari alla, ric alla ricerca. La SIPS è una eh, società eh, culturale fondamentalmente, come dicevo prima, ha una lunga storia eh, con nomi prestigiosi e attività che sono soprattutto concentrate su quella che è la fase preliminare, se vogliamo in genere, della ricerca oppure sulla fase conclusiva. In questo caso direi che abbiamo bisogno, siamo nella fase preliminare. Abbiamo bisogno di uno statement rigoroso, eh, chiaro e rigoroso di qual è il problema. Ecco, della, de, eh, già un po' ne abbiamo discusso in varie sedi, però questo, questo è, è, il, è il nostro primo compito. Poi, eh, eh, ovviamente, io sono, insomma meteorologo, climatologo e quindi chiaramente eh, spero, confido che la, la palla venga presa e venga portata però ripeto e la sips potrà sempre collaborare eh, con questo suo, suo ruolo però la sips fondamentalmente non fa ricerca ecco questo è il punto che eh, ma sovrintende se vogliamo a quella, a quella che è la fase di posizione del problema che deve essere oppure dall'altra parte alle, alle conclusioni Stefano Tibaldi fisico eh, originariamente fisico ma tramutato rapidamente in meteorologo eh, direi tre anni imperial college nella preistoria Dieci anni European Center for Medium Range Weather Forecast, entrato super junior scientist, uscito eh, semi anziano, <ride> senior scientist, principal head of predictability di Biribonzi, ehm, e poi dopo professore associato, prima ricercatore, perché avevo un posto sul quale ero andato in aspettativa alla partenza. Ehm, Prima ricercatore, poi professore associato all'Università di Studi di Bologna e poi dopo direttore, messo in aspettativa per tutta la vita, è diventato direttore del servizio meteorologico dell'ARPA dell'Emilia Romagna, ARPA Simc, abbastanza noto nel mondo dei servizi meteorologici regionali, e poi dopo è diventato direttore generale dell'ARPA, quindi scomparso dalla scena scientifica reale perché che non si fa scienza fare quella roba lì eh, però a, al, pensionamento, al pensionamento nel 2015 eh, sono andato a fare un po' di tempo parziale al centro euro mediterraneo sui cambiamenti climatici dove mi occupo di previsioni meteorologiche stagionali, eh, clima, eh, modellistica climatica per insomma, completare l'introduzione che stava facendo e per riprendere il discorso e così. Eh. Ma dove è andato De Leonibus? È scomparso? Entra e esce, non so, adesso provo a ricreare contatto. Eh, ma tutto quello che è legato a De Leonibus funziona e non funziona, è sempre stato così, è erratico. <ride> Vai ancora. Vabbè, vabbè e... Eh, eh... E, 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 scusatemi ma con, con, con Stef nome di battaglia Stefano Tibal siamo, siamo uniti da, da come si dice, decine di anni dalla tendenza a fare battute lui <ride> ne ha fatte alcune storiche ma storiche veramente che non posso però ripetere in esatto ma, mi raccomando però mi concentro e riprendo riprendo il filone Ciao Luigi. Il filone di prima. Ecco, allora, ri, rimanendo sulla la questione ruolo della SIPS, insomma, che però mi sembra importante anche concettualmente, eh, noi siamo oh, in questo caso diagnosticatamente, perché c'è un, un articolo apparso. È apparso nella letteratura statunitense, se non vado scritto da alcuni europei, in cui si dice, apertis verbis, che l'Italia non ha mai avuto un glossario. Voglio ricordare che l'AMS, l'American Meteorological Society, lo, 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 rifa, o lo rifaceva ai miei tempi annualmente, insomma, il glossary no? era. era eh... E quindi siamo di fronte a, a, a un vuoto, eh, un vuoto che però viene riempito molto rapidamente perché vengono coniati nuovi vocaboli, dati nomi, eh, da perturbazioni, processi, eccetera, eccetera. E quindi è una buona occasione, secondo me, per... Eh, cominciare a muoversi eh, a maggiore a livello diciamo di, di rigore eh, massimo possibile e concludo non solo per motivi culturali che a mio avviso sarebbero già sufficienti ma anche eh, perché la, la eh, le parole, eh, eh, diciamo il glossario in meteoclimatologia a valenza eh, giuridica. Vi ho inviato col permesso del tribunale di Messina. Ho inviato, eh, lo invierò a tutti se qualcuno non l'ha ricevuto, ma vi ho inviato eh, il testo di una relazione ho scritto personalmente per, per la strage di Giampinieri, insomma 39 persone, in cui tutto, tutto ruotava attorno all'incertezza eh, sul significato della parola evento eccezionale, eh, poi prevedibile, non prevedibile, lo sappiamo, insomma... Eh, se, non si capisce mai se stiamo parlando di prevedibilità deterministica cioè, voglio, voglio ricordare che il concetto della, no, della deterministic predictability per le, per le medie latitudini l'ha stabilito Phil Thompson con il quale mi onoro di aver bevuto whisky alle 11 di mattina a lei. Parlavo, parlavo con Phil perché ero l'unico che reggesse il suo ritmo a quei tempi e, e, però eh, fu Phil Thomson che è ancora, poi, ancora negli anni 50, Non lo dico per dire che sono poi cose, concetti che sarebbero conclamati, ma nel disordine generale, nella, eh, poi accade che gli spazi vuoti vengono, vengono riempiti, non c'è niente da fare. Mi fermo qua, quindi, quindi sostanzialmente. Eh, eh, per la SIPS, ve lo dico in qualità di presidente, è un un proble una problematica molto interessante ed è nelle corde della SIPS. Questo, però, perdonatemi, lo dico per l'ultima volta, non vuole assolutamente dire, al di là della mia personale competenza tecnico-scientifica, non vuole assolutamente dire... Che la Sips poi mette i piedi, no? Boots on ground nella, nel, 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 nel campo della meteorologia. Lo farò io personalmente se serve, ma... Ok. Va bene, grazie allora Antonio. Eh, allora, eh, io mh, direi questo. Allora, eh, un po' tutti... Eh, sappiamo perché siamo qui, ecco, quindi Antonio ha fatto questa introduzione e magari io potrei so, cercare un po' di essere più, o, di fare un passo avanti. L'idea è quella appunto di... Eh, predisporre un, un glossario di termini meteo che abbia un utilizzo o, appunto di vari livelli, sia, eh, diciamo, io l'ho pensato un po' a un livello intermedio, cioè fatto... Diciamo che abbia una certa proprietà anche competenza scientifica ma che non, non sia fatto per eh, soli addetti ai lavori affinché diciamo, un utente con una cultura media che potrebbe essere uno che ha un, eh, una, un diploma di scuola superiore piuttosto che una laurea in materie non scientifiche sia comunque in grado di utilizzarlo e, e in maniera appropriata proprio per superare quelle criticità che, che diceva Antonio per esempio un giornalista esatto un giornalista un giorn... caso una carrozzeria, un avvocato, va bene. Allora, io volevo aggiungere una cosettina a quello che ha detto Antonio, diciamo di tipo oh, pratico. Io, in, nel, nel mese di dicembre, ho cercato di eh, vedere cos'era disponibile in lingua italiana, diciamo per l'argomento glossario. E, e, in realtà, ho trovato e non ho trovato perché, eh, guardando l'articolo che Antonio ha postato l'altro giorno. Scusate, un mese fa oh, sono risalito alla referenza che era una, mh, un numero della rivista di meteorologia aeronautica del 1951, dove un certo Bellisario, non so se poi magari De Leonimus lo conosce, questo, insomma, questo, 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 questo numero della rivista, eh, predisponeva un glossario meteo in italiano. Ho anche scritto al direttore della rivista, ma non mi ha risposto, adesso non so bene dove si possa trovare l'archivio, magari anche cartaceo, della rivista Meteorologia Aeronautica, per i numeri più antichi, però appunto in questo numero del, del 51, mi pare di novembre, esiste una, eh, un glossario. Poi su internet c'è un libro oh, pubblicato da Cannizzaro del 2002, un glossario meteo, invece mh, sul, non so chi di voi ha, ha, ha navigato su internet, su internet c'è un sacco di roba, io ho trovato 20 glossari, Italiano. Boia. in italiano eh. il problema è che sono fatti due sono fatti da enti che hanno una qualche eh, diciamo competenza in ambito meteo gli altri sono amatori per, per capirci allora uno è fatto dall'amma e non è neanche male insomma non sono tantissimi lemi però è scritto bene uno è fatto è un lavoro congiunto di arpa Liguria e arpa Lombardia che però a mio avviso non coglie l'obiettivo perché lo chiamano glossario, ma in realtà è più un prontuario perché prende poche definizioni e però scrive parecchio, cioè più, diciamo quasi una piccola enciclopedia, non è una semplice, cioè non è sempl semplicemente, non sono insieme di definizioni, per cui va oltre quello che in realtà è l'obiettivo che ci siamo dati. Era scarso nel numero dei lemmi, ma... Troppo approfondito in ciascuno. Esattamente, infatti, se andate sul sito dell'Amma lo trovate, Su, pardon, sul sito del mi pare dell'Arpa Liguria o lo, dell'Arpa Lombardia lo, lo si trova. E poi c'è una marea di amatori, proprio da Ferrara Meteo un'altra roba, insomma, che mettono un po' di tutto. Quindi c'è tanto, ma confuso. Per cui io proporrei che noi ci diamo. Um, insomma un... ah, ecco poi invece se noi guardiamo invece a livello internazionale ci sono appunto il eh, si chiama quello dell'America metodologica sai di cui parlava Antonio e altri insomma in varie lingue eh, comunque invece che sono fatti in maniera più organica per cui dovremmo un po' darci un metodo di lavoro ecco da cui partire per eh, appunto cercare di insomma proporre di, insomma di, di, di predisporre il nostro glossario adesso io, non so se qualcuno vuol fare qualche considerazione perché poi alla fine abbiamo parlato solo in due prima che andiamo avanti mh, sulle que questioni di carattere generale. E, allora, questo problema, eh, cioè i termini del problema, nel momento in cui si, ci si pone la, in qualche modo la sistematizzazione della terminologia meteorologica, eh, abbiamo eh, eh, come, diciamo, eh, Primo, eh, prima esigenza di definire per chi dobbiamo eh, operare questa sistematizzazione. Nel senso, noi stiamo eh, eh, considerando una scienza applicata, una scienza applicata che, ha, eh, che si inserisce in determinati settori no? di applicazione, in più però ha anche un settore di eh, comunicazione generica. Allora, eh, se ci si rifà un po' alle, alle, ai lavori che fa l'EMS, no? eh, quello che fanno gli americani che poi sono i più sistematici probabilmente, più pragmatici, bisognerebbe tentare di, di considerare tutti e due gli aspetti, in quanto non possiamo pensare ad un glossario eh, di comprensione generalista che esclude eh, la, la rigidità che ha un glossario tecnico, diciamo, scientifico. Quindi forse si potrebbe... Perché il problema, allora, torniamo ancora al mondo. Il problema quando stavo al servizio meteorologico, ce cioè se lo, se lo ponevamo, diciamo, ogni anno, perché dovevamo produrre noi delle comunicazioni. Che erano comunicazioni di responsabilità nello stesso tempo erano sono comunicazioni eh, dove non sono nell'ambito dell'assistenza dell al volo quindi non sono codificate prettamente con una terminologia già definita quindi non sono messaggi e andavano al pubblico generale, generale eh, diciamo dell'utenza nazionale ma nello stesso tempo poi vanno anche all'assistenza i settori specifici che devono svolgere dei servizi per cui l'informazione di medio è rilevante, come dato a valore vincolante, termine per la decisione che si sceglie a valere. La cosa più banale è la protezione civile. No? Se noi diamo un'informazione di un evento estremo, si intende che si va verso eh, l'attivazione della protezione civile come allerta. Allora probabilmente e quindi in questo modo alla fine si era arrivati addirittura ad un glossario che permetteva la composizione delle comunicazioni generaliste in modo automatico, cioè non eh, sollevava l'operatore in quel momento dal dover comporre una, il linguaggio per, per comunicare il tempo. Adesso, se andiamo a vedere eh, il mondo attuale, il mondo attuale il linguaggio è controllato da automi, quelli che chiamano intelligenza artificiale, o quello che sia, che anticipano addirittura eh, no, le, le capacità, diciamo, umane. Ma questo non toglie il fatto che c'è un valore perché i termini compongono la comunicazione. La comunicazione è il linguaggio è il linguaggio. Mette poi il pensiero che dove è specifico sono determinate azioni. Quindi tutto questo lotto che adesso sto facendo è per far, pre è per far presente che mh, la problematica è una problematica eh, diciamo, eh, permanente, tanto che eh, anche da parte dei eh, paesi dove la meteorologia ha una tradizione sia ordinativa sia sistematica maggiore della nostra, noi siamo forse il paese un po' più anomalo rispetto al quadro del generale dei paesi anche a livello dell'OMM, è un aggiornamento di questo glossario, è, un, è una terminologia dinamica che, però, penso debba, comunque tenere presente, eh, è come se dovesse proporre due insiemi terminologici. Un insieme terminologico eh, più tecnico, cioè vincolato al rigore scientifico e quindi all'unimicità del termine, e poi una, una specie di mappatura su terminologie che possono essere eh, a valore comunicativo, generalista. Queste due funzioni sono ineludibili perché se si affronta la prima si esclude l'altra, se si affronta la seconda non si ha una connessione, Corretta con la precedente, con quella diciamo tecnica. Intendi dire se le si affrontano da sole in maniera chiusa? Ecco, sì, non possono essere affrontate in maniera chiusa, come Ma dice Stefano, insomma, in sostanza, chi ha, chi ha vissuto la metodologia eh, come scienza applicata, ovvero come metodologia eh, diciamo da servizio, eh, si pone questo problema, che è un problema penso anche con come può avere la medicina. Sì, Medico... molto spesso. Molto simile, credo, hai ragione. Infatti, qual è la difficoltà maggiore che noi abbiamo in questa, questa scienza applicata? Una insufficienza di ordinamento giuridico dei soggetti. E come è stato detto, come tutti hanno visto, eh, il fatto di non avere la professione, non, non avere una storia di professione ordinata e questo rende la cosa eh, acquisce di sì. Mm -hmm. sì. infatti, se posso permettermi eh, quello che ha detto Luigi è, se lo interpreto bene, è che se si riuscisse a fare un un glossario che eh, è sufficientemente comprensibile e utilizzabile da utenti generalisti, però utenti generalisti non per chiacchierare di meteorologia in ascensore, come si diceva una volta, ma per esempio da giorn giornalisti, eh, giudici, eh, eh, pubblici ministeri e, e via andare, diciamo, da una parte, e che però fosse scientificamente eh, eh, compatibile, diciamo con eh, la scienza accettata dalla comunità scientifica che di meteorologia si occupa, fare questo, questo lavoro di sintesi credo che sarebbe un, un contributo importante. Posso eh... Aspetta, c'era prima Max Ferrario e poi Antonio. Pregherei chi vuole intervenire di alzare la mano con il simbolo di Chiedo, Chiedo scusa. Sì, eh, parliamo in, in ordine. Vai Max. Mi aggancio velocemente con il discorso che ha fatto Stefano. Eh, a me preme una cosa, eh, io ho una paura di, che vi comunico subito. Eh, dobbiamo cercare di evitare il rischio di fare un lavoro che però poi alla fine non viene riconosciuto o accettato, perché se no alla fine quello che facciamo ci facciamo un sacco di lavoro, un sacco di impegno e poi uh, se questo non viene riconosciuto, accettato, rischiamo che finisce insieme agli altri 20 glossari. Può, eh? Quindi deve essere un faro importante di questo gruppo, di trovare il modo, eh, non lo so, di cercare che questo glossario venga il più... Largamente accettato in modo da far sparire gli altri 20. Non so se mi sono spiegato. E secondo me, è un punto importante da chiarire subito e, 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 e da tenere bene in mente perché sennò no rischiamo di fare un bellissimo lavoro che però ce lo guardiamo fra di noi. Okay? Questo io lo vorrei evitare. Ok, Antonio, eh, due osservazioni. Allora, d'accordissimo. Mi sembra che cominciamo a entrare. Eh, Due punti proprio che, che, che esemplifico così: no, to make a long story short. Eh, beh, Stefano ricorda ai tempi di Alpex, quando noi cominciamo, avevamo una nave per, per fare i radiosondaggi, avevamo l'academician Victor Bugaeff. No, una nave da 2000 tonnellate cioè che, che permetteva di fare i radiosondaggi col, 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 col Mistral. Eh, però io mi ricordo che, che ebbi veramente delle grosse difficoltà, ma non proprio per eh, la fenomenologia di fondo, che eh, cioè, i russi non conoscevano la fenomenologia del Mediterraneo. Alessandro, cioè noi abbiamo bazzicato sulle onde no, del Mediterraneo. Eh. E insomma, ragazzi, cos'è il massimo che troviamo di altezza significativa? 9. Nove... No, era 10 e qualcosa sui 10 metri e qualcosina. Ma ci siamo arrivati dopo, comunque. Eh, però eh, diciamo. Nel, nel, Nell'Atlantico sono, sono onde molto più lunghe, c'è cioè un bel mare, però, insomma, nel, nel Mediterraneo, eh, eh, nell'area nell del, 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 del Mistral è una cosa spaventosa. Ecco, questo voglio, Quindi, c'è anche proprio l'implicazione delle parole, cioè poi la nozione scientifica è altezza significativa, uno fa una media su 100 treni d'onda, una roba del genere, cioè quindi è molto importante che noi che siamo, adesso mi presento come, me, entro coi piedi nel piatto come eteoclimatologo, oceanografo, però fondamentalmente penso che dobbiamo con la nostra cultura tecnico scientifica supportare e guidare eh, eh, con attenzione il traffico, insomma, nella direzione però che, che è stata stigmatizzata, che eh, condivido, cioè di cercare di arrivare ad un pubblico molto più ampio possibile, però bisogna farlo Controllando, controllando bene i vari passaggi. Provo, eh, io eh, mi, mi intervengo anch'io su oh, questa considerazione perché eh, secondo me, eh, allora, eh, io sono d'accordo oh, con quello che è stato detto, mh, insomma, da vari prima di me, che dobbiamo tenere insieme due mondi. Diciamo che secondo me i due insiemi, usando un termine matematico, si intersecano, per cui noi alla fine... Eh, li uni uniamo quei due insiemi, mettiamo assieme la parte intersecante e le due parti, diciamo così, che fanno parte di uno e dell'altro linguaggio, e otteniamo, secondo me, un, un, buon, un buon prodotto. Diciamo che il nostro obiettivo dovrà essere quello di porci, e questo, secondo me, lo faremo nella fase iniziale, di, darci, di porci il limite inferiore e il limite superiore, cioè come limite inferiore, lo si era detto alle altre unioni scartiamo i termini troppo colloquiali, no? pioggerella, tempaccio, eccetera, per il limite superiore credo che lo troveremo da soli, dove un limite oltre il quale non conviene andare. Per cui io credo che alla fine, con un approccio metodologico, diciamo anche pragmatico, riusciamo a, insomma, a, de a definire l'insieme di eh, dilemmi che poi metteremo dentro il glossario. Eh, per quanto riguarda eh, il problema che sollevava a Max, che condivido, io credo che l'autorevolezza in parte ce la dobbiamo guadagnare sul campo, cioè facendo un lavoro che abbia un buon metodo di lavoro, quindi che sia metodologicamente corretto, e poi dando, o, diciamo, o anche dei termini, dando delle definizioni che siano mh, scientificamente precise, rigorose, in maniera tale che non possano essere contestate, perlomeno dal punto di vista generale. Poi, una volta fatto questo, necessariamente eh, dovremmo confrontarci comunque con i mondi. Per esempio, eh, già il fatto che, ci sia, che la SIPS faccia parte di, chi, di coloro che promuovono questo lavoro, comunque ci dà una sua autorevolezza. Eh, se riusciamo in a interloquire con la Treccani anche in maniera formale, eh, secondo me potrebbe essere un buon lavoro. Però possiamo anche confrontarci con i mondi che oggi stanno nascendo della metodologia professionale. Per esempio un po' tutti sappiamo o comunque chi non lo sa o chi lo sa solo in parte, esiste, esistono ormai anche associazioni di meteorologi professionisti riconosciuti come Ampro di cui facciamo parte io e Max, che sono oh, dei mondi che, eh, diciamo, sono associazioni meteorologiche riconosciute però anche eh, dal Ministero del dal Mise, se non, se non sbaglio, perché soddisfano un, un minimo di requisiti di, eh, diciamo, anche di deontologia professionale, di autorevolezza che garantiscono qualcosa di più che in una semplice associazione amatoriale, non è un ordine però insomma ci va vicino. Quindi eh, diciamo che questi, queste cose possono permetterci di eh, avere un, di raggiungere eh, un'autorevolezza un per il nostro lavoro che ci permetta di andare oltre, di non, di non mescolarci agli altri 20 glossarietti, ecco sono d'accordo. Ora do la parola a De Leonibus che ha alzato la mano. Devo prendere ecco, l'ho fatto. Eh, allora, per andare subito nel merito, e le, il, il, questo concetto di riuscire a avere una capacità di sintesi, ovvero di unire, eh, eh, le terminologie di unire in un glossario terminologie più tecniche e terminologie più generiche è un principio. Che abbiamo adesso messo a fuoco. Termine, nel metodo specifico, la, per, per poter eh, capire l'efficacia della terminologia, ovvero il fatto che questo, quanto viene dato come definizione il lemma abbia effettivamente un ascolto. Cioè, il famoso teorema di Shannon: no? in qualche modo, noi facciamo un messaggio che riceve cioè un ricettore. Questo qui significa che dobbiamo eh, fare un lavoro per cui partire dall'utenza, dall'esigenza dell'utenza e andare a vedere che cosa è disponibile. Eh, ad esempio, eh, quando l'OMM eh, codificò il messaggio del tempo presente, lo fece con dei numeri che poi però sono tradotti in chiaro, no? e il tempo presente, lì già quello è, è un un esempio di come si può andare a, a trovare una ridondanza. E se noi pensiamo alle esigenze della protezione, del settore di protezione civile, abbiamo già un altro soggetto su cui, con cui andare a ridondanza, perché la protezione civile deve dare delle allerte con determinate soglie e deve collegarle alla eh, fragilità diciamo alla fragilità del luogo con intersegarle con l'informazione dell'evento quindi penso che questo potrebbe essere un metodo okay. allora, Mauro, non, è, non, è, non è una cosa molto, molto semplice cioè non è un metodo che eh, richiede uno, un certo processo di elaborazione, perché prima bisogna fare una raccolta complessiva delle utenze a cui si pensa di poter indirizzare il glossario, includendo anche l'utenza fino, fino a dove porre il livello di genericità. Tornando al discorso, no? Qual è il limite, no? Un eh. discorso di Kant. Qual è il limite nostro? Perché per poter sviluppare un pensiero, dobbiamo pensare prima di tutto, al limite dove deve stare entro Qui deve stare questo pensiero. No? In questo caso, questa iniziativa deve stare dentro un certo limite che è la tipologia dei fruitori di questi Lenni. Il primo, okay. poi Mauro e, Cap... e nello stesso tempo concludo. Eh, Voglio agganciarmi a quanto ha detto Antonio, perché è importante che noi apparteniamo ad un altro secolo abbiamo ancora l'ambizione di pretendere che, eh, che il linguaggio permetta lo sviluppo del pensiero e non viceversa cioè che il linguaggio predetermini il pensiero che sarebbe la società eh, postmoderna quella attuale dove la narrazione di fatto va a sostituire eh, il linguaggio la libertà del linguaggio questo cosa vuol dire vuol dire che non dobbiamo comunque pensare di andare verso la massima ridondanza con quello che è la narrazione corrente. Cioè, facciamo un esempio: adesso, come è nata la parola bomba d'acqua? Perché bomba d'acqua permette di andare nella massima ridondanza della narrazione, in quanto c'è la parola bomba e la parola. E c'è la minaccia, c'è la vera... Quindi, dato che è emotivo ormai il meccanismo con cui viene ridotto il, il linguaggio, che fa questo processo? D'altro canto, alcuni lemmi vengono costruiti perché sono dei lemmi che allertano, come onda di calore, bot, come i termini che vengono dati a determinate fenomenologie, per esasperare l'aspetto diciamo, emotivo. Concludo, scusate, un po' troppo provissimo. Ok, Mauro Cappelli. Sì, no, io non dirò niente di così eclatante e volerò molto più in basso. Eh, diciamo, volevo solo portare all'attenzione vostra alcune riflessioni che avevo fatto in parte nella precedente riunione e in parte eh, sulla base di quello che avete eh, poc'anzi eh, ciascuno di voi eh, richiamato. Quindi... Dirò un po' di cose che sono, sta sono emerse, cercherò però di dirle in un'ottica tra virgolette progettuale, cioè che cosa secondo me servirebbe ora di definire proprio step by step. Magari non in ordine, perché questo è piuttosto complesso da fare così all'impronta, però diciamo mettendo dei punti su di, di lavoro sul, sul tavolo. Allora, anzitutto, ne avevamo discusso l'altra volta, lo richiamo molto brevemente. Eh, il concetto di, glo... sebbene io sia più uno specialista di enciclopedie che è un, pe... un, concetto... un ambito diverso, però la prima cosa da avere chiara a tutti e da avere a quantomeno comune è la differenza fra glossario, dizionario e vocabolario. Per quanto non sia poi dal punto di vista lessicografico così chiaro eh, che cosa sia un dizionario e cosa sia un vocabolario, perché sussistono entrambi i termini. <ride> Tuttavia esistono ambiti eh, in cui l'uso è esclusivo e non sinonimico, quindi, per esempio, noi diciamo dizionario italiano-inglese e non diciamo vocabolario italiano-inglese, mentre possiamo utilizzare vocabolario per dire il vocabolario del Manzoni, per dire non il dizionario del Manzoni, che rappresenterebbe il suo dizionario personale. Glossario invece è qualcosa di più specifico, almeno noi dobbiamo circoscriverlo. Quindi la prima cosa che direi di fare è di capirci su che cosa intendiamo, perché altrimenti se non lo definiamo poi c'è il rischio di includerci qualsiasi cosa. Quindi credo di capire che per, per quanto emerge dalla discussione il glossario è una raccolta di vocaboli di ambito specialistico, con un range di espansione del termine che può andare dal gergo comune a quello più ultratecnico. Ma che in qualche modo viene ritenuto necessario eh, necessari, beh, questi vocaboli eh, e bisogni, necessari per la disciplina bisognosi di spiegazione. Quindi questo dovrebbe essere, diciamo, anzitutto il, il punto di partenza, cioè, perché questo permette di dire perché c'è bisogno di fare questo, uh, questo glossario, quindi definire chiaramente la necessità. Nel caso in cui si arriva alla pubblicazione, la pagina introduttiva eh, dovrà proprio spiegare perché c'è questa necessità in maniera più chiara, eh, forse, eh, di quanto è emerso finora. E questo permette di definire chiaramente l'obiettivo, è stato detto, però eh, ci sono vari tipi di glossari, quindi bisognerebbe capire se vogliamo un glossario tecnico, quindi rivolto diciamo, a, a definire, per esempio, come diceva Antonio un gergo specialistico che possa essere utilizzato come riferimento in ambiti come la giurisprudenza o, 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 o similari. Oppure un glossario scientifico, invece, se, come quello mi pare di capire eh, della società americana eh, che avevate citato prima. Oppure un glossario comune, se serve, cioè per permettere al pubblico non specialista di accedere in maniera non ambigua alla serie di parole chiave che ormai fanno parte diciamo, della quotidianità, oppure un, un glossario giornalistico che magari è un po' più, eh, come dire, colorito, eh, a volte può essere anche impreciso, ma che magari si ritiene necessiti di una spiegazione, perché appunto bomba d'acqua non diventi un una cosa troppo vaga, magari non sarà ultra tecnica, non sarà ultra precisa, ma nel momento in cui è invalso l'uso, occorre forse definirla con chiarezza. Eh, dopodiché, l'ampiezza del glossario è un glossario completo, quindi deve andare ad, ad esaurimento, ad esaustione, a, a comprendere tutti i possibili termini tecnici, ci sarà sempre. Il, eh, diciamo il meteorologo in pensione che dirà che sarà che mancherà quel termine che invece è fondamentale quindi l'opera perde di qualsiasi no. Siamo tutti i eh, meteorologi in pensione qui, eh. vabbè eh, mi scuso per il, in pensione ancora più in pensione eh, oppure se come no, invece in andare, genere poi. accade nel, no, <ride> nella letteratura no. corrente eh, il, un glossarietto essenziale, quindi una raccolta di termini più importanti, e a quel punto è più giustificata qualsiasi lacuna. Quindi questo è già un primo aspetto che mi sentirei di, di su, uh, sul quale mi sentirei di richiamare l'attenzione. E poi definire il pubblico. Io ho sentito in vari interventi, eh, questo è un problema, diciamo che in genere nel marketing è l'elemento principale a chi vendiamo il prodotto, no? Non so neanche se va venduto o è semplicemente un'opera quasi, come dire, di, di tipo gratuito e in qualche modo che serve per, per la divulgazione. Però va definito il pubblico perché non può andare bene per tutti. Quando si dice un pubblico generalista, in genere non significa molto perché nel pubblico generalista c'è quello a cui non interessa minimamente e quello che magari invece lo trova eccessivamente semplificato quindi va, va identificato forse va identificato anche non, non voglio parlare troppo eh, però va identificato quindi interrompetemi se avete eh, o no, domande no, se o cose di genere le... prego prego eh, Suggerirei di individuare comunque un patrocinio, un garante, cioè una società scientifica, un'istituzione, perché questo non solo garantisce maggiore autorevolezza, ma in qualche modo permette anche di identificare meglio il pubblico, di, di identificare meglio anche a chi ci si sta rivolgendo. Eh, e poi passare agli aspetti invece più implementativi, quindi definire le regole editoriali. E tra queste, per esempio, il livello di concisione del testo. Il glossario, per definizione, come abbiamo detto prima, è una raccolta di vocaboli normalmente limitata mh, a, eh, al chiarimento dei vocaboli stessi. Quindi non va a, ad esaurire una, la storia, l'uso, l'impiego nel tempo, nei vari eh, paesi, nelle varie tipologie, ma cerca di dare una definizione comprensiva ma eh, per sua natura non eh, abbastanza sommativa, quindi non eh, estremamente eh, complessa. Eh, dopodiché c'è appunto il livello del testo, ho sentito un livello medio, quindi non troppo basso, non troppo alto, eh, sì va benissimo, però eh, anche qui non è facile identificare un linguaggio medio oggi, eh, perché quello che può essere medio per un utente non lo è per un altro e quindi anche la lunghezza di questo dizionario perché questo incide su molti altri aspetti per esempio sulla definizione di un budget anche se ognuno di, di noi diciamo di voi eh, lavorerà a titolo gratuito comunque un budget va definito perché ci saranno delle spese da incontrare anche semplici spese vive eh, e così via e, e poi definire una durata del progetto perché altrimenti se non c'è un termine Post-Quem eh, non, non, non è un progetto per definizione. Eh, la, la differenza tra idea e progetto è stabilire un, una durata e un budget con cui farlo. Eh, sapete meglio di me. Eh, dopodiché ci sono altri aspetti un po' più di dettaglio, per esempio definire dei riferimenti storici, dei standard internazionali o semplicemente dei modelli di riferimento a cui ispirarsi e poi dei passi applicativi che partono dall'individuazione di una casa editrice oppure di uno stampatore semplicemente oppure di eh, come modello vannacci un'autoproduzione Amazon eh, o, o con un publisher indipendente eh, però è una cosa che auspicherei io perché ci semplifica poi tutti gli altri aspetti alcuni dei quali io mi sono semplicemente limitato ad accennare qui e poi inizia la fase vera e propria operativa, cioè la raccolta dei lemmi, che sembra banale, perché immagino che tutti voi abbiate in mente tutti i lemmi fondamentali, ma è un po' come quando uno deve dire velocemente i sette nani, manca sempre un lemma eh, che invece poi eh, diventa cruciale. E poi definire una redazione. Perché. Eh, la base volontaristica è sicuramente un elemento di forza perché dà entusiasmo, spinta e passione, però, non è sufficiente a organizzare un progetto che, per quanto più limitato di un dizionario grande o di un'enciclopedia, è comunque eh, un elemento di stress e di fatica, spesso anche di litigi, perché non tutto avviene, come dire, eh, pacificamente. E, e per fare questo quindi vanno definiti dei redattori, per, dei revisori, sono ambiti diversi, magari possono essere anche le stesse persone, però eh, i ruoli comunque che vengono giocati sono diversi. Poi servirà un, un numero, immagino, di consulenti, perché comunque magari non autori direttamente, ma persone che danno una mano, danno un'idea, rivedono brevemente il testo un board di esperti che faccia in qualche modo la fase iniziale di impostazione che, che appunto rappresenti un po' l'autorevolezza attorno alla quale si costruisce questa impresa e poi andare nel dettaglio, definire gli autori, anche qui normalmente per la mia esperienza ci sono diciamo molte battaglie perché qualcuno ritiene non autorevole un autore, altri lo ritengono e così via. Dopodiché ci sarà tutta la fase proprio, diciamo così, eh, ultraoperativa come l'assegnazione dei lemmi agli autori e quindi tutti gli altri aspetti come la definizione di una metodologia di come dire, omogeneità linguistica. Lo dicevamo anche l'altra volta. Eh, gli autori saranno tutti bravissimi, autorevolissimi, ma ognuno scrive con un suo stile che, che è uno stile personale nell'uso nell del linguaggio, nell'uso delle parole chiave, spesso anche nell'uso dei. dei, dei eh, sistemi di riferimento che andrebbero definiti sin dall'inizio nell'uso delle parole appunto chiave e, oppure semplicemente nella lunghezza c'è cioè chi è prolisso, chi è troppo sintetico chi dà per scontato delle cose chi pensa di, di ridefinire tutto da zero come il burbacchi quindi insomma questi aspetti che sembrano banali e mi scuso se vi ho tediato per questi minuti, però, eh, poi diventano esiziali e rischiano di far naufragare il progetto perché, soprattutto se le persone non sono pagate per risolverli, poi eh, non si arriva a una soluzione spesso e il progetto viene abbandonato per appunto inconciliabilità di, di visioni. Tutto qua quello che volevo dire per ora. Grazie, eh, io. Ti ringrazio veramente perché, secondo me, è stato dal mio punto di vista estremamente utile come eh, intervento. Perché io oh, faccio parte dei meteorologi, ma eh, mi rendo conto da persona che organizza il lavoro e organizza il lavoro degli altri, quanto questo tipo di eh, contributi organizzativi siano importanti, perché eh, poi il risultato sia un risultato utile e vada oltre diciamo, le buone intenzioni. Quindi Personalmente ti ringrazio dell'intervento. Ehm, allora, eh, non so se qualcuno di noi vuole aggiungere qualcosa sugli aspetti, diciamo, appunto, metodologici generali. Se no, io farei, farei un commento. Però prima di farlo voglio sapere se qualcuno vuole intervenire sulle cose che ha detto uh, Mauro. Ma, uh, Vai Antonio. Io... Penso che questo sia stato un altro proprio elemento, lo dico sempre dal punto di vista della SIPS, ma Mauro è membro del consiglio, del consiglio di presidenza della SIPS, quindi è coinvolto anche lui. E, diciamo, quello che ha esposto, secondo me, è già un altro passaggio nella direzione del no fake. Cioè, cioè, volete un glossario? Bene, non è una, una cosa così semplice. Guarda, guarda, mentre, mentre parlavo c'è cioè, il, il solito coso di Selvaggia Lucarelli che, che si occupa adesso eh, della mancata fedeltà fiscale di Sinner. No? Allora, voglio dire, rispetto al tennis che ho praticato eh, a livelli quasi professionistici, anche professionistici, Esa, voglio dire, rispetto a, si parte dal dritto rovescio, la palla, la palla lunga, eccetera, eccetera, e si finisce a, a, agli adempimenti fiscali. Cioè, voglio, voglio dire, è questo però il mondo in cui, in cui noi viviamo. Ecco, quello che Mauro ha, ha, ha esposto è un volume di impegno, ma anche proprio con i passaggi di controllo, eccetera, eccetera che quantomeno permette di dubitare fortemente di, di prodotti glossario che sono prodotti da Pinco, da Pallino o da Pallotto con, de, con delle procedure non, non controllate. Insomma, almeno, un bagno di realtà. Un bagno di, re, di realtà e anche in realtà tecnica, ecco, eh. non moralistica. no, no, no tecnica. Però tu sai, Stef, che io ti ho detto questa giornalista che mi sta, eh, cosa, cioè proprio mi ha, cioè, voi, voi professoroni, voi professoroni, ma insomma, dire, ti ma proiettano no? questa cosa cupa, eh, che, però è il moralismo, è un moralismo alla rovescia, eh, E e non, 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 non bisogna cadere. Un altro accenno, infine, sempre nella direzione di. di di Mauro, eh, questa questione che noi stiamo dibattendo qua eh, si applica. Ho cominciato a discuterla sul turismo, eh, dove i fake hanno un peso assolutamente non banale proprio sul mercato, eh, eccetera, eccetera. E e si va a finire ovviamente siamo andati a finire a Wittgenstein perché chi ha discusso il linguaggio perché Wittgenstein non ha discusso il linguaggio scientifico Wittgenstein ci ha lasciato un bellissimo vocabolario per i bambini cioè proprio... lui entrava a lezione scriveva sedia eh, sulla lavagna poi si voltava e diceva guardate vedete se anche voi quello che vedo io e eh, tutti dicevano ah, sì e, dicevano, e poi li convince, dice, guardate che se voi vedete un divano invece che una sedia siamo fregati perché costruiamo tutto eh, su, su una base fondamentalmente equivoca o addirittura non esistente. Mi fermo qua, però voglio dire che eh, questo è già un altro risultato. cioè mettere in evidenza e chiarificare la complessità della procedura. Non, ok, non è... allora do la parola prima a Max e poi a Stefano Tibaldi in ordine di prenotazione di intervento. Allora ehm, ringrazio il dottor Capelli per l'inquadramento che ha fatto e, e, ed è tutti, sono tutti gli ingredienti che ci servono per fare la torta, okay? li ha elencati e li ha descritti uno a uno. Adesso la mia ulteriore preoccupazione, scusate se sembro quello che ha paura anche della ombra. la mia ulteriore preoccupazione è, è siamo, in, siamo sufficienti? Cioè, eh, cioè tutte le caselline che ha indicato Cappelli eh, sono già riempite? Secondo me no, quindi andrebbe pensato una cosa del tipo eh, che prima bisogna creare una massa critica di gente e sapere perché sennò non possiamo partire se non siamo mh, completi, cioè non è che a metà del viaggio ci dice ci manca questa persona qua che fa questo. E secondo me prima bisogna armarsi e poi partire, okay? Quindi secondo me bisogna vedere se abbiamo tutta l'attrezzatura che ci serve per partire, tutta l'attrezzatura tecnico-scientifica, ma anche come persone, cioè perché sennò dopo alla fine arriviamo a un certo punto che ci mancano quella persona che fa quella cosa che, ha, che, che magari abbiamo dimenticato di mettere dentro. Quindi pensare al numero di persone e che tipo di persone ci servono per portare avanti questo progetto, perché sono tante le cose che ha detto Cappelli. Ok, Stefano. Beh, per riassumere l'intervento di, di, di Ferrario, direi che serve un mini studio di fattibilità. Nel senso che prima di incamminarsi in un progetto di questo tipo. Credo che una persona saggia faccia un piccolo studio, senza volerlo come dire, eh, 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 sottolineare esageratamente, però almeno l'inventario di, que, come diceva giustamente Ferrari, di quel che serve e per ogni cosa che serve, di chi la potrebbe fare e, a, a, e a, utilizzando quali risorse, esatto, esatto. per capirsi, eh, che, che potrebbe essere uno scheletro di uno studio di fattibilità io lo farei perché altrimenti si rischia di come dire proprio di, di camminare sul nulla e di sparare un po' eh, per aria eh, una cosa non mi è chiara eh, ma lo chiedo a, a Mauro eh, piuttosto che a chiunque eh, se uno si se uno intraprende un'impresa un di questo tipo che rapporto Uh, è utile barra possibile barra legale barra quello che volete avere con quell'uno due tre glossari non italiani ma per esempio quello dell'American Meteorological Society o, o altri che, che rapporto avere con perché uno può dire beh ma prendiamo il glossario dell'American Meteorological Society e lo traduciamo tendo a dire cazzo mi frega a me io prendo traduco vaffanculo finita la cosa, ve lo traduco io, io ho abitato 13 anni in Inghilterra, scrivo bene in inglese, lo parlo abbastanza bene, ve lo traduco, mi faccio un culo così, ma mi faccio aiutare magari da qualcuno, è finito, cioè è eh, fatto tutto. Allora, tra questo estremo e l'altro estremo, non me ne frega niente di tutto, no, faccio finta che tutto questo non esista, comincio da zero, proprio un, come se... Ci sarà un, un punto intermedio in cui eh, di, diciamo, di comportamento che sia ragionevole che utile, che, che, che razionale, insomma, che, 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 che utile al fine di raggiungere lo scopo che ci, che, che, che ci vorremmo dare. Eh, 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 la domanda è questa, ma non so la risposta. Quindi... Allora, interven posso intervenire adesso? Cioè, mi, mi do la parola. Eh, ne ha facoltà. Ne ho facoltà, grazie. No, sto cercando di non essere troppo, cioè, essendo quello che puoi dare la parola, cioè anche cercando di ci cioè, cioè. Allora, ehm, io trovo che dobbiamo o per prima cosa affrontare i primi tre punti eh, dell'intervento di, eh, di Mauro, che poi in realtà si ricollegano a tutto quello che è stato detto prima, e cioè. Definire l'ambito, vogliamo fare un glossario, penso che li siamo tutti d'accordo che vogliamo fare un glossario. L'ampiezza, cioè se vogliamo fare il glossario completo o il glossario essenziale, quindi quanto vogliamo allargarci. E poi definire il pubblico, cioè a chi ci stiamo rivolgendo. Ci siamo detti un po' queste cose, ce le dobbiamo dire bene, le dobbiamo chi eh, chiarire per tutti, le dobbiamo concordare. Questi tre passaggi, secondo me, li dobbiamo fare. Subito, cioè non dico oggi, però il prima, la prima parte del nostro lavoro. Definito questo, io passerei anche a, eh, scusate, e questo farei però anche in parallelo col tentativo di recuperare che ognuno dovrebbe fare eh, il materiale storico, cioè eh, quello che dove, insomma che abbiamo cercato di fare, che magari ho fatto un po' io, un po' Antonio, però dobbiamo farlo, cioè in parallelo dobbiamo anche cercare di recuperare appunto quelle cose storiche che ci sono per dire se qualcuno di noi riuscisse a recuperare quel famoso glossario del 51 io sono convinto che ci tornerebbe utile averlo quindi quel numero della rivista di metodologia romantica storica se poi riesco a farmi mandare la famo il famoso libro che ho pagato e che non mi hanno mandato serio, perché comunque è utile avere un, un riferimento quindi diciamo però definito questo a quel punto possiamo fare i passaggi successivi cioè definire il comitato di redazione cioè diciamo se siamo sufficienti noi come redattori oppure no il riferimento inteso come eh, l'editore che eventualmente ci patrocina o con cui ci interfacciamo, e a quel punto possiamo fare anche il resto del progetto, cioè darci dei tempi, darci eventualmente un budget, capire se siamo, se siamo sufficienti o no. perché la domanda che ha posto Max è giusta. Ma secondo me la risposta alla domanda di Max arriva una volta che vanno definito le prime tre cose. Cioè una volta che siamo dati il primo pezzo, cioè che siamo detti a chi parliamo e quanto lo facciamo grande, a quel punto cominciamo già a capire se siamo sufficienti noi 5, 6 o se occorre allargarci. Quindi io, io direi che i primi tre passaggi sono fondamentali e poi il resto lo affrontiamo subito dopo, se, se siete d'accordo, cioè, in funzione di quello che viene fuori da questo primo passaggio. Poi sulla Trecani io sono d'accordo, oh, perché secondo me è un'ottima idea, perché comunque magari facciamo fatica in più, però almeno abbiamo insomma un contesto in cui eh, operiamo che non sia il contesto l'autoproduzione, ma sia qualcosa di più. Ferrario? Max sei mutato, sei mutato. Scusate tutte le volte. Eh, sulla rivista della metodologia aeronautica racconto questo piccolo aneddoto. Eh, du due anni fa avevo... Mh, Pensato di eh, digitalizzare le copie della rivista di meteorologia aeronautica che sono presso la biblioteca del Centro Meteorologico di Teolo. Ah. Avevo trovato un, eh, uno studio professionale in provincia di Torino che aveva già digitalizzato delle riviste scientifiche di botanica, per esempio. Mi aveva fatto fare anche un preventivo ed era intorno ai 5.000 euro circa una roba del genere. A questo punto, avendo trovato eh, delle persone che erano anche disposte a mettere dei soldi per digitalizzare queste pagine e poi metterle in internet, sono andato dall'Aeronautica Militare a chiedere il permesso di fare questa cosa e cioè se loro erano anche interessati. La mia idea era di digitalizzarle e poi metterle. Siccome c'è l'archivio della rivista meteorologica aeronautica con gli ultimi numeri, che sono gli ultimi sei anni che sono pubblicati in internet, di mettere lì questo materiale digitalizzato. Ebbene, la risposta dell'aeronautica militare è stata no, non si fa, tu non ti puoi permettere di fare questa cosa. La motivazione è che quelle riviste lì sono state pagate in abbonamento e quindi appartengono. A chi ha pagato l'abbonamento e quindi io dovrei andare da tutti quelli che hanno pagato l'abbonamento e chiedergli permesso se poi posso mettere questa cosa in internet. Chiaro? Mi hanno però concesso, per esempio, su alcune parti, su alcuni articoli, perché io avevo fatto questa ricerca cercando articoli dei Tornado, infatti, nel passato ci sono degli articoli della rivista meteorologica aeronautica che tratta questa tematica. Mi hanno permesso di eh, mettere in internet parti di questa, l'articolo citando la fonte, però tutta la rivista no. Il Però Massi, in realtà parlavo di un articolo solo di 17 pagine pubblicato nel numero 1 del 51. E allora questo qua, secondo, secondo me, forse quindi... te lo. Quindi chiudo questo aneddoto che ci tenevo a dirlo, te lo cerco e vedo se ce l'ho. Perché eh. noi andiamo indietro fino a que... in quegli anni lì circa. Ok, allora, grazie. Ciao. Mauro Cappelli. Sì, no, brevemente, eh, volevo solo rispondere. Grazie per l'apprezzamento, ma eh, diciamo. Eh, la risposta anzitutto a Stefano, se posso, eh, è quella ehm, che in parte è stata data, cioè eh, effettivamente Alessandro ha ragione, la prima parte è una, come dire, una cosa che rimane nell'ambito ancora dell'idea, quindi pre-progettuale, cioè va definito, suggerirei di scriverlo proprio, così che tutti poi concordino proprio sulle parole. Eh, cioè sulla definizione dell'obiettivo, che tipo di glossario fare, eh, l'ho detto prima, poi potrebbe diventare, appunto, la pagina di presentazione, l'iflet che viene dato alla stampa e così via, e, e definendo quindi anche il pubblico. Una volta individuato questo. Eh, si può fare. Dopodiché lo studio di fattibilità è fondamentale, però dipende tutto dalla grandezza del progetto e dal tipo di progetto che, che, che si può fare, perché una redazione può essere di 5-6 più che sufficiente eh, oppure completamente insufficiente, dipende da tutto il resto. Se non si ha bene un esempio in mano, eh, sconsiglierei di andare da, da, da un editore in generale, ma soprattutto un editore di questo tipo perché l'editore di, di solito accetta un, un progetto se ha chiaro chi ha da, di fronte e che cosa vuole fare, quindi come uno scrittore deve presentare più o meno almeno un capitolo, eh, si dovrà presentare un estratto di una decina di lemmi, far capire il tenore, lo spessore, eccetera, eccetera, e, e avere chiari tutti questi elementi. A quel punto, se loro sono interessati, immagino che poi tutta la fase successiva... La definiscano loro, quindi saremo noi eventualmente, sarete voi a, a, dire, a entrare nelle loro grinfie e a dover rispettare eh, le regole redazionali e così via. Quindi, diciamo, questi aspetti credo che io l'ho detto un po' a caso, un po' me l'ero appuntato, un po' sono andato a braccio, però eh, più o meno rappresentano una sequenza che deve assolutamente partire dai primi due o tre punti che ha giustamente richiamato Alessandro, cioè la definizione chiara dell'obiettivo e del pubblico e quindi che cosa, che oggetto si va a fare. Ok, Stefano. Uh, reitero la domanda che ho fatto prima, alla quale non ho, ho avuto né risposte né commenti. E, e, e zoomo su una sola cosa, ci sono sai, uno. Sì, chiedo rispondere America. anche a quello, ah, allora sulla, sulla possibilità di tradurre, sulla esatto. possibilità di tradurre perissequamente. Allora, eh, premesso che, diciamo, gli aspetti legali sono sempre complessi perché è una disciplina, è un'evoluzione, oggi eh, si discute quanto sia, che cosa significa originale quando hai a che fare con un chatbot che ti può produrre un testo, però a partire da altri testi, quindi tanto più la traduzione. Al di là del fatto che è, Diciamo sicuramente incapperebbe in problemi di, di, di traduzione di, di tipo legale, si potrebbe chiedere direttamente di, la possibilità di avere una licenza di traduzione, però eh. il problema non è tanto quello è eh, eh, il problema, è lo, ripeto, l'obiettivo cioè perché vo volete farlo, perché vogliamo farlo, eh, lo vorremmo fare non tanto per fare una furbata e prendere qualcosa di no, già pronto ma io, ma il per fare le gap per riempire. Andare incontro a un'esigenza, insomma, è qualsiasi motivo. Una volta definito quello, poi si può trovare qual è la strada migliore. Infatti, come dicevo, definire dei riferimenti anche internazionali. Si può dire: ma perché rifare, reinventare la, la ruota? E, e si va direttamente a un, da un editore americano e ci si propone come traduttori. Questo è possibile. Ci eh, sono enciclopedie di, di grandissimo pregio che sono traduzioni, c'è cioè la famosa. Ciclopedia Garzanti che ha tradotto la Cambridge sulla storia, eh, insomma ce ne sono tante che hanno tradotto, semplicemente tradotto però traducendo hanno in qualche modo portato un prodotto nuovo, ora questo magari un tempo aveva più senso, però ripeto dipende anche qui il senso perché se è per eh, l'obiettivo di Antonio tipo Giampilieri è evidente che fare una semplice tradu una traduzione è un obiettivo più che eh, ottimo. Eh, altrimenti, se si vuole fare un'operazione più scientifica, magari non è sufficiente. però questo è un ambito più vostro, vostro diciamo, e quindi lo lascerei decidere a voi. Eh, se, se posso semplicemente eh, chi chiarire il mio pensiero. Eh, non è che a me interessasse eh, esplorare la, come dire, la traduzione, veramente come soluzione del nostro problema, io mi chiedevo quanto uno può lasciarsi. In qualche maniera influenzare, ispirare eh, da un prodotto che riconosce già come un prodotto di qualità molto alta. Perché io credo che rispetto alle caratteristiche che abbiamo già citato noi, eh, questa, questa posizione di mediazione fra il prodotto indirizzato a un, a, diciamo, a un pubblico generalista, ma non troppo, eh, il, il giornalista essendo. L'esempio paradigmatico, diciamo, non, non proprio l'uomo della strada in maniera violenta, ma un pubblico già abbastanza acculturato e, e che ha bisogno di un aiuto per formulare pezzi di scrittura in maniera accettabile, diciamo. E e il, 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 il tecnico spinto diciamo io credo che quella dell'America Meteorologica Society la, la conosco un po' perché l'ho utilizzata, sia già un, un buon esempio anche di, di quella mediazione. Allora mi chiedevo qual era, quale poteva essere un rapporto sano con, con uno o due esempi già molto ben fatti, non in italiano, eh, però accetto la risposta: prima facciamo il lavoro di preparazione, arriviamo fino lì. E poi dopo vedremo, diciamo, mi sta bene come com risposta. Ok, Max Ferrari e poi Antonio. volta al ah. microfono, eh, sec <ride> secondo me eh, il rapporto da, da avere con la, il dizionario della... American Meteorological Society è che è un buon dizionario, quindi io attingerei a grandi mani da quel dizionario lì, però non si può prendere tutto. Faccio un esempio, per i nomi locali dei venti, il beh, Garbino, il beh, Peler, beh, l'Ora, beh. ovviamente non sono presenti, e quindi Chiaro. è manchevole di tutta una serie di termini Chiaro. e, e non, non sarebbe esaustivo, quindi... Sì, prendiamo parecchia roba da lì perché è inutile reinventare la ruota, però ci, 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 ci va messo della roba eh, italiana. Ok. okay. okay. Well, Antonio, Speranza. I, i, i punti di, di, di attrito tra il glossary, l'EMS e il nostro mondo, li, poi li sappiamo, li abbiamo vissuti. Eh, quando io buttai sul tavolo le prime mappe, stanno là dietro, disegnate. Eh, come so disegnare io, c'è cioè malissimo, eh, della ciclogene di alcuni eventi di ciclogene di sottovento alle Alpi. Eh, eh, a MIT, eh, cosa Fred Sanders mi disse: Oh, is this a real cyclone? E, 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 e io gli dissi: Sì, eh, adesso però guarda la profondità verticale. E lui che, che era Fred Sanders, insomma, capì immediatamente, andò a guardare e si interessò molto. Gli fece vedere altri eventi perché, ma perché eh, il, 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 la ciclogenesi sottovento alle Alpi è un evento di ciclogenesi eh, delle medie latitudini, ma delle, dei rapporti di scala dovuti all'orografia molto diversi da un ciclone extra tropicale adesso non voglio entrare troppo nel però questo è un punto di, di, di attrito certo. I, i, i venti ma io dicevo prima le onde l'abbiamo vissuto con i russi in alpex eccetera quindi eh, ritengo che sia molto ragionevole quello quello il suggerimento di Stefano con il caveat di stare attenti che ci sono dei punti ma questi punti Fondamentalmente, credo che noi li, li sappiamo. Ne certo, certo, offro certo. anche per fare eh, come, come dire, illustrarle alcuni. Il filler, il riempitore. Sì, sì, ma, ma <ride> assolutamente, assolutamente. Però è, è, è fondamentale avere cioè sfruttare il materiale esistente. Ricordate, ai meeting dell'American Geological Society. Nella sessione Professional Meteorologist eh, ci sono seduti molti più eh, ascoltatori che non nelle, nelle, nelle altre sessioni iperscientifiche, eh. cioè parliamo di centinaia e centinaia di persone che fanno eh, riferimento. Quindi è, è uno strumento eh, molto, molto utilizzato. Eh, se mi consentite, un, un, un altro esempio, perché è un punto molto importante. Se stiamo attenti ai punti difficoltosi di passaggio, però possiamo mutuare eh, una enormità di lavoro. Non, non vado sul caso UK, che Stefano conosce molto meglio di me, voglio solo ricordare che non fecero non parteciparono ad ALPEX loro, e facendoci notare che la. Che la eh, che le is isoline zero no? nell'effetto dell'orografia passava proprio eh, su, su UK Fugoso dai, che fece questa battutaccia mm. epica UK eh, e comunque però voglio dire per esempio una cosa eh, la cosa dei Medicains ecco allora eh, 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 il processo di generazione di vorticità delle medie latitudini, proprio l'equazione la, 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 di vorticità, la generazione di vorticità è un processo baroclino barus clinos, cioè l'energia eh, viene dal gradiente termico latitudinale che è attraverso eh, vento termico, eccetera. Nel, nel, nel la ciclogenesi tropicale eh, dove, ai tropici dove la rotazione locale praticamente ovviamente l'energia available baroclina non c'è e il processo è completamente diverso è tutto legato alla, 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 alla conversione dell'acqua però io mi sono trovato davanti a persone che at face value no, confrontavano insomma questa, questa cosa no, dei, 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 dei Cicloni mediterranei tropicali, cioè, eh, quindi mi fermo qui. Ma, sì. ma ripeto: però, noi conosciamo abbastanza bene i punti di potenziale attrito. Punti critici, sì, sì. Dai, allora, del, eh, del, Luigi De Leonibus ha alzato la mano. Sei mutato, Luigi? È arrivata la voce? Ecco, adesso arriva. Allora, allora Prima di, di vederci, eh, cioè ho passato un po' di tempo qualche ora, no su tre, su tre glossari. Quello del Met Office, quello dell'MS, dell'AMS e quello della NOA. Diciamo da un punto di vista. È interessante quello della NOA, perché troviamo dentro la NOA non solo eh, dei lemmi, ma anche delle frasi. Ad esempio c'è una frase, fly in the ointment, e spiegano questa è una frase che usano i meteorologi per spiegare... Chiudi il video. Ora è chiaro che... Eh... Chiudi il video. Sì. Allora, sì. Quindi... Eh... Quel discorso che si faceva, cioè, non si può inventare l'acqua calda, cioè, tutta una serie di terminologie già lo sappiamo che le possiamo raccogliere dagli altri vocabolari. Quello che, quello che eh, eh, avverrà è che mh, individueremo delle, dei, dei lemmi specifici e delle fraseologie che vanno spiegate no? all'interno, che possono essere che hanno un significato preciso. In termini meteorologici, ma che non hanno un senso comune, eh, abbastanza, diciamo, molto diffuso, ok, e per cui penso che eh, questo lavoro della raccolta del materiale è in qualche modo eh, una prima fase di, di lavoro proprio pratico in cui ci si deve in cui ci si deve inserire, considerando considerando a, a chi viene dato questo glossario, cioè noi vogliamo cercare di rendere cioè rendere chiaro, non siamo parole complicate, di rendere chiaro dei termini e delle fraseologie, renderli chiaro a chi ha un, una pubblicistica generica, ma questo non significa che non devono avere un rigore scientifico, certo. e che quindi non devono entrare in una sintesi tassonometrica. È proprio questa la, la responsabilità che ci ti prende, no? Ci dice, noi Con la competenza professionale cercare di organizzare un glossario di termini e di frasi che non sia ambiguo, nel senso che possa dare adito. Questo significa che si va verso il pubblico, cioè verso il pubblico generico. Tu devi dire se piove o non piove, no? Ad esempio. Momento in cui c'è tut tutta tut tut una serie di fasiologie che rendono poco chiara la distinzione tra pioggia e non pioggia, e il glossario dovrebbe risolvere questo problema. E altrimenti noi inutile no? cioè, che facciamo un glossario, no? Cioè facciamo un glossario perché diamo dei termini con cui, ad esempio, in fase in, in, la meteorologia che si trasforma in, in, una, in una valutazione previsionale di un evento, Deve ah, chiarezza di se è estremo perché cosa si intende per estremo? Che è? E quando si parla di intensità di eventi, dare un contributo ad una dei termini, ok. Mauro Cappelli sì, no, molto brevemente, volevo solo dire che, però, questo aspetto è fondamentale perché sebbene capisco che ci sia una Sottovolezza di alcuni eh, dizionari come sì. quello dell'American Meteorological Society. Eh, credo però questo vada, vada chiarito in quanto eh, comunque qui si parla di fare un prodotto di mercato, un, un prodotto di pubblicistica, è comunque un prodotto di mercato. Quindi nel mercato l'originalità paga sempre. Quindi, da un lato, individuare i riferimenti, dall'altro chiarire scrivere perché. C'è quindi la necessità certo, di proporre un nuovo, un nuovo prodotto, anche semplicemente dicendo che il, il dizionario dell'American Meteorological Society è, diciamo, inapplicabile direttamente perché non contempla tutti i venti locali e tutte le situazioni locali o perché semplicemente bisogna tradurre eh, da, dal sistema anglosassone a quello internazionale. Certo, certo. Però. Individuare, individuare questi aspetti no. altrimenti è un prodotto, diciamo così, vano, il rischio di fare, cioè non bisogna pensare che solo perché è una cosa importante poi è una cosa utile, magari è importante per una cerchia troppo ristretta che non merita la pubblicazione, questo purtroppo è una autoreferenzialità spesso che gli intellettuali hanno di, di, di ritenere reale ciò che è razionale. Per allora, citare l'amico di Eger, di Antonio. Allora, prima di tutto, perché non c'è un servizio meteorologico nazionale, per me ci sarebbe il glossario del servizio meteorologico nazionale. Questa è la prima cosa. no? I paesi, hey, che, video, hanno sì. paesi che hanno un servizio meteorologico nazionale hanno un glossario, perché è un impegno di un certo livello per cui che effettivamente se non è una certa dimensione non lo sviluppi. E poi deve avere... E poi è collegato ad una lingua nazionale. Questa è la cosa. Eh. Non, è, non essendoci questo, è necessario che c'è un'iniziativa un suppletiva so, eh, su, a questa. questa è, è, è la cosa sostan l'elemento sostanziale. È non c'è neanche del cosa. resto un American, American Meteorological Society che abbia quella dimensione che, ha, che hanno, eh, ad esempio, che ha l'American Meteorological Society, cioè una capacità. Culturale eh, che avvolge eh, tutto il paese, no? con una profondità linguistica e anche storica, non c'è. Quindi, quest... allora la proposta qual è? è? di tentare di coprire questo ruolo. Cioè, perché la prima cosa da fare è: che io propongo un'opera eh, un eh, di comunicazione o, L abbiamo perso di nuovo eccolo ecco io ho concluso scusate allora io direi siccome ormai è arrivata anche l'ora di concludere io tirerei le fila e vi proporrei così eh, io vorrei ripartire da quel documento che abbiamo scritto con antonio durante le vacanze di natale e ne facciamo una versione 2.0, cioè lo rivediamo completamente e cerchiamo di approfondire i, i tre passaggi, i tre aspetti eh, preliminari di cui abbiamo parlato, quindi ambito, ampiezza e pubblico a cui ci rivolgiamo. Ce lo passiamo e arriviamo quindi a questa sorta di idea progettuale che condividiamo tutti e sei. E quindi fatto questo poi faccio i passi successivi. Per cui io vi proporrei, io prenderei quel documento, se volete lo posso fare io, lo rimaneggio e ve lo passo, e ce lo passiamo e ce lo, lo rivediamo assieme. Vi chiederei certo. un po' più di proattività rispetto alla prima volta perché poi alla fine eh, ce lo siamo visti in due, io e Antonio, è vero che eh, qualcuno non c'era nella fase che aveva scritto quel documento. Diciamo che... Vabbè. Eh, Ripartiamo quasi da zero okay? per okay. cui nei prossimi giorni vi manderò la versione 2.0 del documento di partenza in cui cercherò di abbozzare appunto questa idea progetto. Ce la facciamo circolare e ognuno contribuisce, cerchiamo di arrivare a una versione condivisa. E lo pubblichiamo nel, negli, nella rivista della, della Così abbiamo un testo scritto eh... manent. Esatto, con questo poi andiamo avanti per le altre cose. In parallelo invito ognuno a, appunto, nella, nel lavoro di raccolta di ciò che esiste, perché è vero che abbiamo già citato tre glossari importanti, però se prendete l'articolo di Antonio ce ne sono, mi pare, 16, anche in rumeno, in tedesco, insomma, c'è tanto, quindi eh, cerchiamo di raccogliere un po' di materiali, in parallelo ognuno raccoglie quello che riesce e niente, poi ci aggiorniamo. O fare il passo successivo, ok? Mm, posso... Bene, come mondo eh, Assolutamente d'accordo, però quello che veniva detto da De Leonibus è importante da tenere in mente, perché alla fine viviamo in Italia e è bene ricordarselo. Eh, mm. Io nella mia, nella mia... mi sono rovinato la vita... 19 anni per scrivere la legge per la difesa del suolo, la 182 dell'89. Eh, due anni per, per scrivere e pubblicare il decreto 105 che istituiva a livello della presidenza del Consiglio dei Ministri il dipartimento per i se. Poi a quel punto lì eh, è stato ridisfatto tutto. Io ho fatto il consigliere della presidenza perdendo un, un sacco di tempo e, e non guadagnando neanche dei soldi perché prendevo un compenso ridicolo. Eh, eh, perché? Perché fondamentalmente eh, c'erano i servizi regionali che crescevano, eccetera, eccetera, eccetera. Potrei fare eh, con Stefano eh, la storia dei, le, delle mie interazioni bolognesi con i vari sindaci di Bologna eh, sul rapporto Roma-Bologna. eccetera, eh, non, lo, non lo faccio, non vi preoccupate, e non lo farò mai, perché sono cose però. A quello che diceva De Leone, noi dobbiamo, però, come dire, immaginare che eh, esista una struttura italiana eh, che si fa interprete eh, sperando che un domani esista, e, e però insomma questo va verso quelli più giovani di me. E, 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 però è importante rendersi conto che, per, per carità, ripeto, e... AMS, eccetera, e mutuiamo fiumi di sapere e nozioni interessanti, però dobbiamo appunto cercare di centrare questo punto di vista italiano perché non c'è proprio perché non c'è e non ci sarà a breve se, se accettate una mia anticipazione perché me ne intendo, ahimè di queste cose. Non ci sarà a breve la struttura nazionale che implementerà nel reale que questa cosa qua. Però okay. eppure si muove, diceva quello lì. <ride> Va bene, grazie Antonio per questa diciamo conclusione e allora vi saluti ci salutiamo adesso e spengo la registrazione. Con eh, questo impegno appunto nei prossimi giorni a lavorare su questo documento condiviso che già fa il progetto, va bene? Ok, okay. ciao a tutti.